Leandro Mosca, Milano ospita Verona per la sesta giornata di Superlega, una partita difficile e importante per le ambizioni di Milano e per testare il processo di crescita della squadra. Come ci arriva Milano? Ci arriviamo carichi per la vittoria che abbiamo fatto mercoledì contro Ravenna e consapevoli del fatto che comunque sarà una gara difficile come tutte, da lottare, ci sarà da lottare e da andare su ogni pallone con la massima cattiveria. Verona è un avversario temibile, che Milano ha già affrontato in Coppa Italia, era però una stagione diversa, anche se stiamo parlando soltanto di un mese fa, era una Verona diversa, una Verona che ha dimostrato in campionato di saper poter dire la sua, anche se l'ultima gara ha perso al tie-break contro un Trovibo, ricordiamo ovviamente la vittoria per 3-0 contro Trento. Sì, è una, appunto una squadra da non prendere sicuramente come quella della Coppa Italia di un mese fa, perché hanno sicuramente trovato un gioco più aggressivo in battuta in primis e magari anche nei fondamentali individuali quali Boyer, che sta mettendo a terra molti più palloni, e lo stesso Kaczynski, che è la punta del diamante di questa squadra. La partita di Verona apre poi per Milano un ciclo duro. Ci saranno le big, Civitanova, Perugia, Trento, insomma, inizia la fase, diciamo, forse più determinante del campionato. La partita di Verona, da questo punto di vista, secondo te assume più importanza? Ha la stessa importanza di tutte le partite, perché come dicevo prima bisogna affrontare le partite tutte allo stesso modo, con il 100%, 120% delle forze e della testa.